Com'è cambiato il giornalismo negli ultimi anni con l'avvento dei social network e delle nuove tecnologie? Ma soprattutto, cosa è cambiato nel rapporto tra lettori ed informazione? Queste sono le domande a cui ha cercato di rispondere Francesco Giorgino, noto giornalista televisivo e volto ormai storico del TG del Primo Canale, giunto a Biceglie ieri sera, giovedì 24 agosto, per la presentazione del suo nuovo libro, Giornalismi e Società, nella suggestiva cornice delle vecchie segherie Mastro Totaro. Da anni studioso della sociologia della comunicazione e del giornalismo, Giorgino ha spiegato quali sono le nuove responsabilità dell'informazione, sia di quella che vive ancora su carta, sia di quella che invece si muove sul web, e dei suoi obblighi nei confronti della politica, dell'economia e specialmente del proprio pubblico, sempre più interattivo e non più semplice fruitore passivo di contenuti. Io ho scritto questo libro che si intitola Giornalismi e Società e che ha come sottotitolo Informazione, Politica, Economia e Cultura, proprio per far riflettere i lettori attenti, i telespettatori non passivi, i radioascoltatori curiosi, i navigatori online che sono in grado di maneggiare il contenuto sui rischi che si corrono nel momento in cui si progredisce lungo questa crisi che a tratti sembra essere irreversibile della mediazione giornalistica. Io credo che il giornalismo serva perché è capace di costruire un orizzonte di senso come nessun'altra agenzia sociale e credo che anche nell'era dei social network, anzi dirò soprattutto nell'era dei social network, quindi della moltiplicazione delle fonti di acquisizione della conoscenza, serve qualcuno che metta in ordine i fatti, che sappia restituire il senso della complessità delle cose. Certo, ci sono degli indicatori che ci fanno preoccupare abbastanza, per esempio l'ultimo rapporto Censis sull'informazione ci dice che gli italiani si informano prevalentemente attraverso i TG generalisti, ma al secondo posto mettono non i quotidiani, non i giornali radio, non i periodici, neanche i motori di ricerca, neanche i quotidiani online, ma Facebook. Quindi considerano sostanzialmente Facebook non solo un social network, ma anche un mezzo di informazione. E questo evidentemente la dice lunga su quella che è la percezione in fase di acquisizione di contenuti da parte pubblica. Noi dobbiamo aiutare a capire ciò che è veramente informazione e ciò che invece assomiglia all'informazione. Quindi lei pensa che sia incrinato in qualche modo il rapporto tra pubblico ed informazione? C'è diffidenza nei confronti della figura del giornalista? Beh, c'è certamente più diffidenza rispetto al passato, ma non fosse altro perché il pubblico ha l'opportunità più di ieri di poter accedere direttamente alle fonti, quindi di in qualche modo verificare anche il percorso di ricostruzione della realtà che il giornalista fa. E il pubblico non è più passivo, forse non è neanche più solo attivo, il pubblico oggi è interattivo e noi dobbiamo prendere atto che è cambiato qualcosa. Giorgino, che ha dialogato con Alessandro Ricchiuti, è stato ospite della manifestazione Libri da Mare, organizzata dal presidio del Libro Cittadino, è giunta quest'anno alla sua quinta edizione. La rassegna letteraria ha trovato uno spazio ideale per i suoi incontri alle vecchie segherie, che hanno abbracciato con entusiasmo la manifestazione. A conferma dell'impegno della famiglia Mastro Totaro nella promozione culturale, le stesse segherie ed il nuovo Mondadori Bookstore saranno tra le location che nei prossimi giorni ospiteranno il nutrito parterre di scrittori ospiti di libri nel Borgo Antico.